L'iPad 2 è come la tua fidanzata. Quando le togli i vestiti, ti accorgi che è sempre la solita minestra. Il look è un po' cambiato. Il mio di look è un po' cambiato, intendo. Con questa maglietta nera sono pronto a prendere il posto del grande capo. Molto bellissimo. Bianco o nero, scegliete quello che preferite. Se volete, noi dalle voi anche giallo. Attenti, ogni riferimento è puramente casuale. Quel che conta in iPad 2 non è scorza di limone, ma succo. In iPad numero 2 noi sfatale mito di tanti anni. Non è glosso meglio, ma sottile meglio. Mentre voi prendele duramente a cazzotti per dimostrare la vostra virilità, noi diventale licchi, molto licchi. Scusate, ho chiamato in linea. Mi sono confuso, pronto? Mia sorella. Io ho già detto voi che iPad 2 avere due fotocamere. In iPad 3, noi mettere tre fotocamere. In 4, 4. In 5, 5. L'iPad 2 ha un bellissimo display colorato. Ci sono tutti i colori, sapete? L'abbiamo alleggerito notevolmente, pensando alle persone che ce l'hanno piccolo così. Non volevamo farle sentire in imbarazzo. Come ha detto il cinese, sottile è meglio. Fare un iPad non è molto complicato. Rosichiamo un pezzo di metallo, ci incidiamo una mela, poi mettiamo qualche chip, qualche chop, e poi chiudiamo tutto quanto. Impariamo molto dai nostri errori, sapete? Per questo motivo abbiamo pensato che il display sarebbe stato molto più accattivante con una bella custodia colorata sopra. Quello che non si vede non si può desiderare. In questo modo possiamo immaginare di aver acquistato tutte le app dell'App Store senza spendere un centesimo. È come la manna che scende dal cielo, fidatevi, stendiamo un velo pietoso. Il bello è che potete metterlo e toglierlo quante volte volete, anche un pezzetto. Chic e chuck. Lo togliamo, ops, il vecchio display, e lo richiudiamo. Ci sono mille modi per divertirsi con il nuovo iPad 2. Il primo è guardarlo coricato, il secondo è guardarlo in piedi. Non aprite quella porta, chiudete le finestre! Ci sono più colori nelle custodie copri display colorate di quanti colori potrete trovarne nel colorato display dell'iPad 2. Il mio colore preferito è l'antracite, sapete? Come la mia maglietta, anche se l'abito non fa il monaco. Quel posto di presidente un giorno sarà mio. Il nuovo iPad 2 racchiude una meravigliosa magia al suo interno. Premete un pulsante e come per incanto vi vedrete vecchi. E premete. Ma la magia non finisce qui, perché funziona anche all'incontrario. In questo caso, i due vecchi si rivedono giovani. Divertente, vero? Provate a cambiare l'età ai vostri cari. Basta puntare la fotocamera posteriore e tutto si trasforma. Che figata tornare giovani! Un'altra applicazione per chi non accetta la propria natura la trova a pagina numero 3. Pagina 1, pagina 2 e pagina 3, chic. Si apre il tendone ed ecco comparire i pagliacci. Puoi fare la foca monaca. Molto buffo, vero? Invece di studiare, poi, puoi rimontare il trailer di Piranha in 3D. Swish! Sul display scorrono le scene. Vuoi toccare le tette della tipa? Ecco qua! È già più felice. Guarda come corre spensierata sulla spiaggia. Splash! Si diprudono le dita, poi strofina le sue corde di una chitarra. Tanto farà tutto lui. Da Fra Martino Campanaro a Bohemian Rhapsody il passo è breve. Vuoi avvisare il tuo amico al villaggio più vicino? Tum 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 chic chac. Gli ho detto che stasera andiamo a caccia di elefanti. Guarda qua, Jimi Hendrix mi fa una pippa. Sarebbe bello. Non importa quello che sai fare. Cicca! Apri la pianola e componi l'opera. Fra Martino, Campanaro, sono un mito. E dell'onnipotenza, ne vogliamo parlare? Perché avere una ragazza se ne puoi avere due? È così che si dimostra la propria superiorità. Le sorelle dei cinesi di prima. E visto che a scuola abbiamo un insegnante unico, attacchiamo il pistolotto ed ecco l'insegnante di sostegno. Quello che spiega una lo ripete esattamente l'altro. Lo so che vi girano le palle. Ma intanto paghiamo uno stipendio in meno. Noi crediamo che con l'iPad 2 il futuro sarà migliore. Soprattutto il futuro della nostra azienda, capito? Il processore del nostro iPad 2 permette di fare cose assolutamente incredibili, come ad esempio leggere un testo o scrivere una mail. Tutto contemporaneamente. Mi stanno sullo stomaco quelli che pensano all'iPad come a una PlayStation 3. Non potete fare questi paragoni. Il processore grafico dell'iPad 2 è mille volte superiore di una fototissima PlayStation e per la prima volta vi dirò con umiltà quello che ho sempre pensato. I nostri concorrenti in realtà non esistono perché noi siamo i più furbi. Prendete la macchina e andate al più vicino rivenditore Apple a prenotare il vostro nuovo iPad 2.
Ora è completamente bianco. Ora tutto è cambiato di nuovo. Guardate la forma. E guardate anche bene le icone. Guardate lo sfondo formato da goccioline. Il tempo a vostra disposizione sta per finire. Non vorrei ripetermi, ma sapete cosa vi aspetta. Come direbbe onorevole Confucio? Stretta la foglia, allarga la via, pagate un iPod 2 e portatelo via. Due fotocamere, un guscio per coprire le vergogne e tanti saluti a solita. L'iPad originale si chiamava iPad 1. Se ora l'abbiamo chiamato iPad 2, perché qui ce ne sono 11?